Buongiorno a tutti e benvenuti ad Assaggi di Psicologia. È appena trascorsa la festa dei lavoratori ed ho pensato di parlarvi di un tema psicologico affine a quello della ricorrenza che vi ho appena menzionato. Vi parlo del burnout, una condizione di forte disagio psicologico che può riguardare persone che danno molta importanza al lavoro, un'importanza talvolta eccessiva o perché impegnate ad ottenere una soddisfazione e dei successi professionali che richiedono un impegno oggettivamente intenso o per il tipo di incarico svolto che per sua natura comporta un sovraccarico di responsabilità anche dal punto di vista emotivo oltre che pratico. Infatti in passato si parlava molto di burnout soprattutto per le professioni sanitarie di aiuto, dove gli operatori sono effettivamente profondamente e costantemente esposti alla sofferenza altrui, facendosene anche carico sia materialmente che psicologicamente. Il termine burnout, come potete sentire in inglese, significa surriscaldamento, esaurimento, traduzione che rappresenta benissimo la sensazione sgradevole e a volte invalidante che può colpire chi entra in tale condizione. I sintomi possono essere pervasivi, intensi e debilitanti, toccando diverse dimensioni della vita personale, quella emotiva, fisica, la sfera cognitiva e relazionale e anche affettiva. Questi sintomi possono essere intercettati osservando il soggetto affetto da burnout come troppo impegnato nel lavoro a discapito delle relazioni familiari e personali, oppure in uno stato di esaurimento delle risorse con demotivazione e carenza di interesse per il lavoro, sensazioni di impotenza, esasperazione, lamentele per una sensazione di oppressione, un'oppressione che viene percepita come esterna da cui non si riesce ad uscire, rabbia fino a manifestazioni aggressive, sentimenti di colpa e tristezza. Possono manifestarsi cali intensi della concentrazione con deficit attentivi che riducono la prestazione, momenti di abbandono del proprio impegno lavorativo. Si osservano spesso anche sintomi di tipo fisico come frequenti mal di testa, affaticamento intenso, ansia, insonnia, disturbi gastrointestinali. Molto spesso i soggetti in burnout possono ricorrere a farmaci alcolici, sostanze psicoattive nel tentativo di allentare la sensazione dolorosa che li disturba. Spesso la richiesta di sostegno psicologico arriva veramente tardi, quando i sintomi si sono intensificati e lo stato di sofferenza acuto oppure cronicizzato. Sarebbe importante una maggiore consapevolezza dei propri bisogni, delle proprie risorse, dei propri limiti per poter prevenire questo tipo di condizione, anche se la sensazione del paziente solitamente è quella di non avere scelta, di essere totalmente condizionati da imperativi esterni. In questi casi è importante accogliere senza giudizio il dolore e, qualora fosse eccessivo questo dolore, intervenire con un sostegno psicofarmacologico personalizzato e concordato con uno psichiatra. Ciò però che è davvero importante è rivolgersi ad uno psicoterapeuta per poter lavorare sui fattori interni che possiamo cambiare o che possiamo sviluppare, implementare per riuscire ad operare dei cambiamenti sul contesto, quando questi cambiamenti in realtà sono possibili e anche utili. Il lavoro è un aspetto della nostra esistenza molto importante, sia perché ci permette un sostentamento economico, ma anche perché consente un'autorealizzazione che va a consolidare l'autostima e costruire o confermare l'immagine di se stessi. Ecco come mai è un tema delicato che va trattato con pazienza, rispetto e tatto. Molto spesso le persone in burnout ricevono critiche e consigli da conoscenti e familiari che magari con le migliori intenzioni di questo mondo cercano di fornire un aiuto che invece va ad aumentare il senso di frustrazione, di ansia, di delusione ed esasperazione. Non è facile affrontare una valutazione della propria relazione con il lavoro, che deve occuparsi sia della considerazione di aspetti concreti che più nascosti e profondi legati ai significati della persona. Ognuno di noi si rapporta al proprio lavoro in base alle proprie aspettative, desideri, bisogni, modo di vedersi, educazione, sentimenti e convinzioni di base. Tutti questi aspetti meritano considerazione osservandoli nel presente e anche nelle loro radici passate, quando si sono create queste convinzioni. Attenzione, la sindrome del burnout risponde a specifici criteri diagnostici che richiedono, per essere confermati, l'osservazione dello specialista in grado di identificarli ed effettuare una diagnosi differenziale. C'è un processo di discriminazione dalle varie situazioni patologiche per escludere quelle che possono essere confuse tra di loro. Il soggetto in burnout, oltre ai sintomi menzionati, sente di non riuscire mai ad avere un recupero nemmeno nei giorni di riposo, come se non smettesse mai di lavorare, non riesce mai a smettere di lavorare, a staccare con la testa, come si suol dire. Possiamo riconoscere una sindrome da burnout in un collega osservando se ci sono dei cambiamenti nel suo modo di comportarsi, se ci sono degli scoppi di irritabilità, nervosismo che non eravamo abituati
abituati a vedere in lui, se diventa scortese o apatico, se calano le sue prestazioni ci sembra che non si rilassi mai, se ha per esempio dei blocchi creativi. Anche tra colleghi dunque è possibile accorgersi se chi ci lavora vicino non sta bene ed offrirgli aiuto, anche solo per fare sì che si renda conto che qualcosa sta accadendo, anziché magari giudicarlo per un cambiamento comportamentale che potremmo superficialmente ritenere come una scelta intenzionale. Se chi sta vicino, se ci sta vicino ci sembra molto diverso da come lo abbiamo conosciuto, dobbiamo farci delle domande più approfondite sulle possibili motivazioni di questo cambiamento. Prima di concludere vi ricordo cosa può aiutarvi a prevenire una condizione come quella appena descritta. 1. Rispetta i tuoi limiti e i tuoi bisogni. 2. Riposa a sufficienza senza sentirti in colpa. 3. Risolvi i conflitti con i colleghi in modo chiaro e sereno. 4. Mangia correttamente, seguendo uno stile di vita sano e concedendoti anche degli strappi alla regola ogni tanto. 5. Rivedi le tue priorità, fai delle scelte. 6. Svagati, abbandona un po' il diktat di prima il dovere e poi il piacere, non sempre è la soluzione migliore. 7. Coltiva altri interessi extra lavorativi che ti aiutino a distrarti dal lavoro. 8. Pretendi meno da te stesso, pretendi il giusto, anzi, smetti di pretendere. 9. Delega quando puoi, senza sentirti meno bravo per questo. Anche delegare richiede delle capacità di selezione. 10. Rivolgiti tempestivamente da uno psicologo quando lo stress si accumula e senti di non riuscire più a decomprimere dal lavoro. Per oggi è tutto, vi auguro una buona settimana e un miglior approccio al vostro lavoro. E un buon riposo. A presto. Ciao.